e molte aziende, inclusi anche grandi competitori, non hanno coltivazioni, quindi vanno in Cina. E quindi i cinesi rapidamente si muovono per accontentare i bisogni di queste aziende. In Dixian abbiamo una sola coltivazione, una sola azienda, una sola tecnologia di selezione. Piantiamo il miglior Ganoderma, non il più grande o il più forte. Se andate in Malesia potete vedere il Ganoderma. Sapete com'è fatto? È grande come il tavolo, come questo, grande così. È circa 500 kg un Ganoderma. Se questo Ganoderma è buono, ma non ha più principi attivi, non è più utile. E molte compagnie, molte aziende in Malesia sono orgogliose di far vedere alle persone un Ganoderma così grande. Ma le compagnie non si rendono conto che questa promozione non ha senso, che non produce nulla in MLM. Quello è un Ganoderma sbagliato. Ora dovete sapere che il Ganoderma che voi prendete, che consumate, è quello di One World, One Market ed è unico. Quindi le nostre specie di Ganoderma sono le migliori che noi abbiamo e che noi selezioniamo. La seconda cosa importante, qual è il processo circa il Ganoderma dall'estrazione, che riguarda l'estrazione dei principi attivi? Cosa fanno le altre compagnie? In Cina, Giappone e Taiwan usano le tecniche di bollitura, di ebollizione. Doppia ebollizione. Prendono il grande Ganoderma e lo fanno bollire per 4 ore. Poi lo prendono. Poi prendono l'estratto, l'acqua che ne esce, lo prendono in un secondo ebollitore, lo fanno bollire per altre 6 ore. Per ridurre l'acqua. E poi lo mettono in un mixer per renderlo polvere. E quando prendete questo tipo di Ganoderma ci saranno molti problemi. Quando voi estraete il Ganoderma, sarà solo il 30% dell'estratto di Ganoderma, il 70% dell'estratto di Ganoderma è andato perso. E poi il secondo problema è l'acqua. Tutte le acque hanno dei minerali, almeno quelle buone. Quando c'è una grande tanica d'acqua, ne prendete un bicchiere, bevete. È acqua minerale buona. Ma quando si fa bollire quest'acqua fino a ridurla, non va bene. Perché l'acqua si è concentrata molto e i minerali sono andati persi, e quando prendono questo Ganoderma cominciano ad avere problemi. Noi non abbiamo problemi, quindi andate in internet e non prendete quel tipo di Ganoderma perché vi dà dei problemi.
scrivetelo che quel Ganoderma dà problemi, ma in Dixon molte persone si sentono meglio, hanno problemi intestinali, ma dopo il Ganoderma si sentono meglio. Riuscite a capire? Perché un Ganoderma mi fa sentire meglio? E un invece no? Qual è la differenza tra questi due? Non è il Ganoderma, ma è il modo in cui viene trattato. Quindi il metodo di ebollizione non va bene. E questa polvere di Ganoderma non va bene. Le capsule non sono buone. Queste sono aziende che male rappresentano il Ganoderma. 20 anni fa abbiamo iniziato a portare il Ganoderma nel mercato malese. Molte persone, molte aziende hanno iniziato a guardare il modo in cui io lavoravo e ho guadagnato molti soldi. 2 milioni di ringgit 20 anni fa. Ma io non ho venduto la mia azienda a nessuno. E molti mi hanno chiesto, mi hanno detto Lim. Fare qualcosa di grande mi costa molto. Abbiamo degli ottimi leader, ottimi formatori. E ora sono qui. Abbiamo degli ottimi formatori. Come potete voi aziende che producete male Ganoderma competere con me? Sei capsule. €158 costavano, quindi 30-40 capsule, 30-40 euro, 6 capsule, 20 anni fa. E ora per Dixon e 30 capsule in Dixon costano di meno. Siamo molto competitivi nei prezzi. Come puoi tu competere con me? La prossima volta quando tu andrai a Kuala Lumpur, io sarò lì. Io ho detto, sono stato a Alostai, a un'ora da dalla Thailandia. Noi facciamo un grande business. E quando sono stato a Kuala Lumpur un'altra volta l'ho chiamato, ho detto io sono qui. Noi non ci preoccupiamo di quelle compagnie perché non promuovono prodotti di qualità come noi in Dixon. Promuovono i loro prodotti in base alla grandezza, in base ai loro abiti. Ma non è così che si trattano le persone. E questo è il motivo per cui abbiamo portato al top il nostro mercato. So,
Quando due aziende competono nello stesso mercato, come si fa a capire chi delle due vincerà? Non in base a quanto sono carini o quanto sono grandi i loro prodotti. Non è l'abito che indossano, ma la qualità del prodotto e la qualità del servizio. E questo è quello che avrete in Dixon. Negli ultimi 20 anni non ci siamo mai interrotti nella ricerca di ottimi materiali. E voi ogni volta che cercate un prodotto, in Dixon il prodotto ci sarà sempre. Non ci sarà interruzione anche per quanto riguarda i bonus. Ogni mese noi vi diamo i vostri bonus. Quando parliamo di qualità dei prodotti, ora dovete capire quali sono i metodi che bisogna non considerare. Quindi perché comprano le aziende americane, ad esempio, dalla Cina? Perché producono velocemente. Le fibre del Ganoderma ha diverse fibre, il Ganoderma, ma il problema per i cinesi è che lo lasciano in modo tale che le fibre perdano i principi attivi e quindi così producono polvere di Ganoderma, le mettono nelle capsule, ve le danno, ma questo è il peggior prodotto col Ganoderma. Come la Dixon ha risolto questo problema? Quando noi prendiamo il nostro Ganoderma, lo lasciamo seccare in terra. Non usiamo altri prodotti chimici. Poi lo prendiamo. Poi lo mettiamo in un contenitore che aiuta il Ganoderma a crescere. Dopo lasciamo che cresca. Lo lasciamo asciugare. Tutti i suoi principi attivi vengono fuori. E le fibre buone vengono fuori. Noi le estraiamo. Lo mettiamo in un altro contenitore. E quindi abbiamo due prodotti diversi. Le fibre. So, again and again, we chop into very fine pieces. Quindi dicevamo che noi lasciamo asciugare il Ganoderma ad una forte velocità. Quindi produce i migliori principi attivi. Lo mettiamo in un altro contenitore. L'altra volta non l'ho detto, ora voglio dirlo con più precisione. Quindi noi lo mettiamo in un ultimo contenitore e le spugne, le parti migliori del Ganoderma vengono estratte. Abbiamo quindi due prodotti, le fibre e le parti migliori del Ganoderma. Quindi abbiamo 5 set.
in cui c'è una ruota che gira, che, e poi c'è una sorta di ventilatore che prende la polvere, che passa attraverso i raggi della ruota, le attraversa, quindi viene preso il ganoderma che le assorbe, e dopo questo passaggio, che se avviene con successo, diventa più leggera la polvere. Se arriva ad un secondo livello, diventa ancora più leggero, poi al terzo, dopodiché si arriva al quinto livello e diventa fine. È il migliore. Quindi si prende tutta questa polvere, che è pesante all'inizio, quindi deve passare il primo livello di setaccio e poi avanti fino al quinto livello, in cui la polvere viene setacciata. Questa è la nostra tecnologia. Non andate in internet perché non lo trovate. Poi mettiamo dell'acqua fredda intorno ad un contenitore, lo lasciamo girare e lì la polvere viene trattata, e quindi poi alla fine ci sono i prodotti al ganoderma. Ho passato gli ultimi 20 anni della mia vita a sperimentare, perché le nostre tecnologie sono uniche. Molte persone non lo capiscono, anche i nostri membri non lo capiscono. Molte persone, molti competitori che parlano della piantazione di ganoderma, del modo in cui modificano la polvere, lo fanno in maniera sbagliata, perché usano le parti peggiori del ganoderma, lo trattano male. La Dixen invece mi ricorda di essere la migliore azienda sul ganoderma al mondo, perché ci sono molti testimoni che parlano del ganoderma, del caffè, non solo di RG e GL. Il mercato in Messico hanno solo caffè, non hanno RG e GL. Ma i consumatori messicani sono molti di più di quelli che ci sono in tutta Europa. E questo è il modo in cui potete vedere quanto sono potenti i nostri prodotti. Quindi ricordate la qualità dei prodotti, il trattamento del ganoderma, la certificazione organica. La selezione poi del miglior ganoderma, la seconda cosa. Ci sono anche altri dettagli, e se ve li racconto, però i miei competitori mi seguono, mi copiano. Quindi noi selezioniamo i migliori tipi di ganoderma su circa 30.000, noi ne selezioniamo solo 6. Non ci sono modificazioni genetiche. Dopodiché l'essiccazione del ganoderma, i 5 livelli che producono la polvere di ganoderma, e poi la produzione del prodotto a base di ganoderma. Da 20 kg di funghi abbiamo solo 1 kg di polvere. Il nostro ganoderma quindi è più potente e migliore. Anche quello che si trova nell'olio per massaggi. Dicono che sia molto profumato. Non uso olio raffinato, perché è pieno di prodotti chimici, ma è grezzo, più naturale. Perché io non uso oli profumati o con prodotti chimici?
In Indonesia.